Hola, ciao amici, come va? Tutto bene? Oggi 5 giugno del 2022 e sono qua a raccogliere gli Amor, la prima valletta autoprodotta qui ai 420. Guardate che meraviglia, è quasi un peccato, però devo farlo perché poi vi spiego qual è cosa farò subito dopo. Ecco qua. Lo so, è un peccato, però sembra un fiore, guarda, sembrano fiori. Voi lo sapete che i funghi bisogna praticamente strapparli. Guardate come sono belli, sono spettacolari. E, perché poi farò la cosa più importante, che è praticamente clonare i funghi. Perché tutto nasce, non solo i funghi, le piante, gli orti, tutto nasce dal seme, dalla produzione dei semi, ecco. Clonare il fungo, che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente produrre nuovi semi che poi praticamente è il micelio, per poi piantarli nuovamente, seminarli nuovamente per avere di nuovo dei funghi da coltivare e da mangiare. Quindi che si fa? Ve lo farò vedere, adesso ve lo spiego solo velocemente. Prenderò uno di questi funghi, magari il più grosso e il più bello, dovrò aprirlo e incidere il fungo nella parte interna e togliere con la punta di un bisturi un pezzettino, anzi più pezzettini, in questo caso 2 o 3 pezzettini di tessuto del fungo interno e metterlo in un vasetto di spawn, cioè di semi sterilizzati. Velocemente chiudere tutto e poi da questi tessuti che ho prelevato all'interno del fungo e messi dentro questo vasetto, il micelio si espanderà e avrò di nuovo altri semi, tra virgolette, cioè altro micelio per fare altre ballette. Ecco, la prima cosa è fatta. Adesso passerò alla seconda. Amici, eccoci qua. Prima di tutto ho pesato i funghi, ce n'erano 3 etti. Non era tantissimo perché pesano meno, però sono soddisfatto. Allora, adesso qua siamo alla clonazione. Gloria è pronta poi col vasetto. Adesso vi faccio vedere come si fa. Anche per me è la prima volta, quindi non è... Non pretendete la perfezione perché non ci sarà la perfezione, però cercherò di farlo nel migliore dei modi come mi hanno insegnato. Ecco qua, questa è la parte interna meno contaminata, ecco perché non se ne prende un pezzo da fuori qualsiasi. Bene, adesso con questa taglierina prelevo altri un pezzo. Bisogna prendere esattamente a metà tra il gambo e il cappello, perché è la punta meno, è la parte meno inquinata. Ancora un po', qua. Questo è venuto via un po' più all'avventura.
fatto. Ecco fatto. Ancora uno. Questi qua sono funghi un po' particolari, come voi vedete, non sono quelli classici, sono quelli fatti a fiore, no? E quindi è evidente che ho più chiudi, però lì siamo a posto. Adesso voglio solo ancora cercare di colonizzare l'altro barattolo. Vediamo se ci riusciamo, ma credo proprio di sì. Ecco qui. Perfetto. Aspetta, non taglia tanto questa, bisognerebbe comprare un bisturino, ma insomma io non so nemmeno dove andarlo a prendere il bisturino, quindi mi accontento di questa specie di taglierina che ho trovato. Abbassati un po'. Ce ne sono due, ne fatti cadere due. No, io ne vedo uno. Allora ce n'è, eccolo qua, non l'avevo visto. Buono, siamo a posto. Allora, sostanzialmente il lavoro è stato fatto. Non so se avete visto, qua ce ne sono, no, ce ne ho tre, c'erano. Sono tre pezzi di interno di fungo. Questo qui è diamore, il primo, l'unico che per adesso sono riuscito a coltivare, e anche perché è il primo, e qua ne ho messi quattro, vedete, poi di nuovo tutto chiuso. Questi li avevamo sterilizzati l'altro giorno, quando? Ieri, l'altro ieri, ecco, li ho fatti bollire, e quindi praticamente adesso dovremmo essere a posto. Ci vogliono 3 settimane, io li metterò nella serretta. Volevo solo più sprecare 2 secondi su questa pentola, perché c'è stato un po' di discussione pacifica e tranquilla. Allora, bisognerebbe utilizzare un attrezzo che si chiama glove box, cioè praticamente è una specie di scatola trasparente di plastica, dove uno fa 2 buchi, ci infila le mani con i guanti e lavora dentro. La farò con una scatola che comprerò lì dai cinesi, e per non spendere troppo, anche perché io sono un principiante, come molti di voi sanno, sto imparando, quindi comprarne una di quelle ufficiali costa soldi, no? E non mi sembra proprio il caso. Io non vivo vendendo funghi, ci mangiamo, gloria a Dio. Quindi uno coi guanti mette le mani dentro e così lavora in un ambiente pulito e con rischio contaminazione quasi a zero. Io, non avendo quello e non avendolo, perché non compro quel macchinario che costa centinaia di euro, ma me ne farò una con quella scatola dei cinesi che vi ho detto. Adesso volevo farlo perché i funghi erano pronti e quindi ho usato questo sistema per la seconda volta. Qual è questo sistema? Un sistema molto semplice: l'acqua bolle, bollendo fa vapore. Voi lo sapete che l'acqua calda e il vapore è caldo, tendono dal basso ad andare verso l'alto. Quindi non sterilizzano nulla, non pastorizzano nulla, però con i guanti puliti, con questa taglierina pulita e sterilizzata, e con questo vapore che va dal basso verso l'alto, si porta dietro anche una grossa parte di contaminanti, almeno questo a livello teorico, quello che ho letto su Wikipedia, o che ho visto video anche su chi coltiva funghi da più tempo. È un sistema, posso usare questo termine, lo uso, da poveri, da principianti, come sono io, e che però funziona, non ti dà una garanzia come la glove box del, non dico 100%, ma quasi, una garanzia inferiore, ma è molto semplice, un po' d'acqua,
che bolle e il vapore che dal basso va verso l'alto. Ecco, ho voluto fare questa spiegazione solo per chiarire il perché di questo marchingegno. E la prossima volta probabilmente avrò questa glove box, perché costa una decina d'euro, poi dopo me la sistemo io con un po' di silicone, due pezzi di tubo, di plastica, tutto lì. È finita la clonazione, speriamo che funzioni, che vada tutto bene, e lo sapremo fra quando, 3 settimane, grosso modo, 20 giorni. Per ora vi saluto e vi ringrazio, e alla prossima. Ciao ciao!